Praticamente tutti i sottoprodotti del maiale, la testa del maiale, la lingua, fegato, polmone, i ciccioli, vede quei pezzettini lì bianchi sono i ciccioli, poi viene soffritto del porro e della cipolla, tritato tutto insieme, viene aggiunto il sangue crudo del maiale, speziato, poi ci siamo alcuni produttori, ogni produttore ha poi la sua caratteristica nello speziare il prodotto. Viene insaccato e viene ricotto. Simone, mi porti una birra? Una moletta. Un 70 la signora? La prima gastronomia di Torino, la più vecchia di Torino, dal 1898. Si vanno ancora delle vecchie, si portano avanti ancora delle vecchie ricette, dalle nostre ricette, dalla spumone di lingua, alla grantina, alla cima, o alla gelatina, che difficilmente si riesce adesso a trovare. Noi siamo ancora quelli che la riescono a fare fanno come una volta. Ma guardi, noi qua ci troviamo a Torre Pellice, che è il paese più grande della Valpellice. Non avevo più voglia di studiare e allora i miei genitori hanno chiesto qui ai signori se avevano bisogno di un ragazzo, un garzone, un manovale, una persona che portava le consegne fuori e tutto. E sono entrato così, mi hanno preso, mi hanno fatto l'esperienza in cucina, portato più che altro, allora si portavano tante consegne fuori, oltretutto si fanno tante consegne fuori e tutto. E poi da lì, piano piano, ho cominciato a imparare il mestiere, fin quando non... A casa mia passava un macellaio a comprare delle bestie. Allora un giorno è passato, perché noi naturalmente discendiamo da contadini, quindi c'erano le mucche, c'erano capre, pecore, conigli. E quindi un giorno gli ho chiesto, gli ho detto, ma senti un po', ma tu non hai bisogno di un ragazzino che venga a aiutarti? E lui mi fa, certamente, vengo a prenderti domani mattina. Mi è stata offerta di andare a prendere nel negozio e allora adesso Buonasera. via. Buonasera. Quella domenica mattina lì che io sono andato a lavorare da lui, ha ucciso la vitella che aveva comprato da mio papà al sabato. Quindi è stata una cosa un po' così, no? Perché mi dà la pistola in mano e mi dice, su, adesso sparali. E io sono rimasto un attimino, poi comunque già un ragazzo di 13 anni e poi la vitella che fino al giorno prima gli avevi dato il latte e comunque. Il mio lavoro è rimanere in cucina, non è attaccato ai fornelli, da solo mi svago, ecco, mio habitat, è il mio habitat, il mio habitat. E quindi l'ho uccisa. L'ho uccisa e l'avevo sparato io, e naturalmente con un attimino di emozione, e poi siamo andati avanti. Diciamo che all'età di 16-17 anni ero in grado di fare praticamente tutto il lavoro di prendere l'animale vivo, macellarlo, sezionarlo, disossarlo e venderlo. L'animale vivo, vedendo la stalla, noi riusciamo già a capire come è stato allevato, come potrà poi avere la carne. Viene invogliato dalla gente, cioè più gente viene a comprare, più gente è soddisfatta a comprare dei dati prodotti, no? E più è una ruota che, in pratica una ruota che gira. Questa è proprio la nostra specialità, cercare gli animali giusti, maturi al punto giusto, che però dentro abbiano il rapporto grasso-carne esatto. Non sapevo niente di conservanti, di cose strane che si potessero usare per abbellire, per conservare la carne, naturalmente vietate, e quindi io,
appunto non sapendo niente e non avendo la mentalità di usare queste cose, ho fatto tanta fatica, abbiamo fatto tanta fatica. Qui è una clientela fissa e c'è ancora tutta la vecchia tradizione di pagare a fine mese, portare avanti il vecchio conto che più si tramandava già dai nonni, ai genitori, ai figli. Negli ultimi anni c'è stato finalmente un ritorno sia sulla, diciamo dopo la mucca pazza, c'è stato un grande ritorno del consumatore alla ricerca della qualità della carne. Che facevo io quando lavoravo al ristorante, facevo da mangiare, lo stesso come faccio qua, però era diverso perché magari i complimenti se li prendevano alla cassa, ora il proprietario, il testore, raramente arrivavano voci in cucina di sentire i clienti di dire complimenti, hai fatto bene mangiare e tutto. Qui invece è diverso. Il lavoro non è cambiato, sono sempre in cucina, che storia, però è diverso perché comunque i complimenti ti arrivano direttamente. Cioè io quando riesco a disossare un arrosto dell'avena in questo sistema che la pellicina non abbia un taglio, non ha niente, sono molto contento. E questa cosa gliela sto insegnando anche a mio figlio, perché adesso mio figlio di 18 anni sta iniziando anche lui piano piano. Poi magari farà un altro lavoro, però non si può mai dire. E quindi adesso sta facendo l'università, sta frequentando l'università, però non è detto che un domani non prenda la decisione di continuare questo lavoro. Speriamo. Fare il sacrificio all'inizio, lavorare, magari anche lavorare delle tante ore al giorno come sto facendo adesso, però a livello di comunque tra 20 anni poi tirare un po' i remi in barca e godermi anche un po' la vita, giustamente. Oramai di gente che fa questo lavoro ce n'è talmente pochi che secondo me deve essere una cosa, deve essere una, cioè è una bella cosa poter insegnare a un altro quello che sai fare tu, cercare di creare una continuità nel lavoro, nelle conoscenze, nel rapporto col territorio, con la gente. È un nostro grande cavallo di battaglia che è una pancetta cotta alle erbe. Questi sono dei maiali piemontesi. Ecco, questo è un salame puro suino. Questa è la mostardella.